Officine Tarantine è un movimento di ragazzi che con autofinanziamento e tanta buona volontà stanno recuperando un'ex area demaniale come questa qui, che sono i baraccamenti cattolica. I baraccamenti cattolica altro non erano che il dopolavoro della Marina, e quello che noi ci proponiamo di fare è di praticamente riportarlo in luce come era una volta, che era un luogo di un polo di cultura dove tutti i marinai dopo il lavoro venivano qui a passare la giornata. Noi qui vogliamo creare un punto di aggregazione per tutta la città, per tutti quei ragazzi che hanno desiderio di costruirsi il futuro e che hanno voglia di costruirsi questo futuro. Che cosa è successo dentro di noi? Come siamo arrivati a questo tipo di ragionamento? Semplicemente abbiamo voglia di cambiare quel senso di rammarico, quella rassegnazione che ormai ci sta colpendo un po' tutti, la trasformiamo in voglia di fare. E rimboccandoci le maniche e lavorando tutti i giorni ci stiamo costruendo un futuro, stiamo cercando di costruirci un luogo dove andare a lavorare e dove crearci proprio un luogo di lavoro con le idee che magari pensavo non fossero mai realizzabili nella vita, perché ci hanno abituato a pensare in questa maniera, e invece no, perché se uno ci prova alla fine ci può riuscire. Ovviamente non è semplice, c'è tanto duro lavoro da fare, ci vuole tanto impegno. Quanti ragazzi più o meno siete qui all'interno, Alessio? Allora, all'interno dei baraccamenti fissi siamo più o meno una 25 ragazzi, con picchi di anche di 100, picchi di 150 e anche picchi di 10, se è per questo. Però, E la domanda era questa: se 10-20 persone riescono a fare questo, centinaia di ragazzi a Taranto cosa potrebbero fare? Esatto, proprio, e questo qua è l'input che vuole dare Officine Tarantine a tutte le persone. Vuole far capire che vuole far capire, noi non abbiamo inventato niente, sono tutte cose già fatte, noi non siamo portatori di verità, anzi, semplicemente ci siamo messi insieme tanti ragazzi e abbiamo visto che le problematiche che abbiamo sono le stesse, tutti quanti, e se quindi cerchiamo di risolvere tutti insieme queste problematiche, vediamo che il problema si risolve seriamente. Officine Tarantine prova a fare questo, prova a dare quell'input ai ragazzi che si sono un attimo addormentati e cercano di svegliarli, è un messaggio che vogliamo mandare molto chiaro, questo, ed è che cerchiamo di risvegliare le coscienze di tutti i ragazzi che forse davanti alla televisione, davanti a Facebook, davanti ai videogiochi si sono addormentati un po'. Il sindaco pochi giorni fa in un'intervista ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle Officine Tarantine. Come si è evoluta questa dialettica, questo dialogo? Il rapporto con le istituzioni, tra i quali pure c'è il sì, tra i quali il sindaco fa parte, sta andando sempre meglio, diciamo. È venuto il genio della Marina a constatare che l'amianto è esterno al teatro prima di tutto, si tratta di rimuovere i pluviali che sono all'esterno del teatro, con noi dentro o senza di noi dentro si può togliere comunque quell'amianto, quindi non ci sono problemi di questo tipo. Per quanto riguarda lo sgombero, che il sindaco continua a dire che il posto è pericolante, non è vero, perché il posto non è inagibile per pericolo di crollo, ma è inagibile perché 20 anni fa tutta l'area baraccamenti cattolica, parliamo di 16.000 metri quadrati, è stata data inagibile. Perizie locali per locali non esistono, quindi non c'è nessun foglio dove è scritto che il teatro è pericolante o l'edificio numero 7 è pericolante. Sono semplicemente inagibili, quindi potevano mancare anche le porte di sicurezza, per quanto ne posso sapere io. Abbiamo avuto degli incontri col sindaco, abbiamo avuto pure un tavolo di discussione dove lui ci proponeva di fare un'associazione e proporgli un progetto. È bello come discorso, però non c'è un bando per proporre questo progetto, quindi qualsiasi progetto noi portavamo sicuramente andava fuori bando, quindi ci aveva già messo da parte con questo giochetto qui. Ed è il motivo per cui noi non stiamo portando il progetto al sindaco, praticamente, perché può sembrare anche che i ragazzi delle officine non ce l'hanno un progetto, invece ce l'hanno un progetto, ma bisogna adeguarlo al bando di concorso che verrà fatto, sì. Ma poi è venuto il genio della Marina, sì, che è venuto a controllare la fattibilità dei lavori e ha constatato che con noi dentro, con noi fuori, i lavori si possono fare comunque.
quindi non presentiamo nessun disturbo alle aziende che vengono a lavorare. E in tutti i casi abbiamo anche dato tutta la disponibilità a anche uscire dal locale se nel caso bisogna fare dei lavori all'interno, perché qui ci vogliamo costruire un futuro e non vogliamo morire. Quindi sarebbe incosciente da parte nostra non voler far fare questi lavori, anche perché per una volta tanto sono pagati, li vogliono fare, facciamoli fare questi lavori. Il dottor Ipazio Stefano è mai venuto qui a farvi visita? No, non è mai venuto il dottor Ripazio, il dottor Stefano, non è mai venuto. Quantomeno lui di persona qui non è venuto a vedere niente. No, non è mai venuto a vedere cosa stiamo facendo effettivamente e quali sono i lavori che stiamo portando avanti. O altri organi istituzionali del sì, comune? Sì, ha mandato il consigliere Ernesto Deri, che è venuto, e diciamo che il delegato del sindaco ai baraccamenti cattolica, cioè lui era proprio l'incaricato di il preposto a fare il bando di concorso, a mettere tutte le associazioni al corrente del bando di concorso, era il delegato del sindaco proprio all'area dei maniali dismesse che ci sono in quest'anno. Sono 7 le aree dei maniali che verranno dismesse quest'anno, tra i quali pure i baraccamenti cattolica, che continua a dire che non sono solo questo posto qui, ma i baraccamenti cattolica sono 16.000 metri quadrati e questi saranno 2.000 al massimo l'area che abbiamo occupato. I progetti che loro vogliono portare è un progetto di privatizzazione, tra virgolette, perché il comune alla fine non ha i soldi per mettere a posto i baraccamenti cattolica. Parliamo di 15 milioni di euro sono stati preventivati per mettere a posto i baraccamenti cattolica, più o meno 1 milione di euro a 1000 metri quadrati. Il comune come fondi ha solo 350.000 euro e 350.000 euro corrisponderanno a 350 metri quadrati che finiranno alle associazioni. Quindi di 16.000 metri quadrati la parte che così tanto si riempie la bocca il sindaco che andrà alle associazioni sono 350 metri quadri. Per tutte le associazioni di Taranto io non so quanto utile possa essere questo posto. Per il resto, per i restanti metri quadrati si farà una gara a chi riesce a mettere a posto, cioè chi ha i soldi per ristrutturare diventa il proprietario praticamente, non diventerà il proprietario definitivo, lo avrà in comodato d'uso dal comune, però si parla di 20 anni, 30 anni di comodato d'uso, comunque è perso come posto. E ritorniamo pure al progetto che c'era dell'ASL. Come posso credere che questo luogo diventi un polo di aggregazioni, un polo di cultura, se ci saranno degli uffici che chiudono alle 4? C'è stata una reazione positiva o negativa da parte del quartiere, delle persone del posto? Come hanno visto, come hanno percepito la vostra presenza qui? Ci sono palazzi molto vicini, adiacenti, sì, proprio al palazzi vicini. Finalmente hanno detto finalmente si sta riprendendo quella zona, perché loro vedevano il degrado che andava avanti negli anni proprio, cioè loro hanno visto questo posto, per i più anziani che abitano proprio nei palazzi l'hanno visto utilizzare questo posto, hanno visto pieno di vita questo posto, e poi tranquillamente i baraccamenti cattolica un po' nell'indifferenza, un po' così. E secondo me, se io Alessio vengo qui che non so aggiustarmi la bicicletta, qui c'è la ciclofficina, c'è qualcuno che le sa aggiustare le biciclette e mi insegna come si aggiusta la bicicletta, io ho imparato qualcosa, magari mi sono anche appassionato a come si aggiustano le biciclette. Poi arriverà un terzo la prossima volta e chi ha insegnato a me a aggiustare le biciclette dirà: Alessio, ora insegna tu come si aggiusta una bicicletta. Ed è lì che uno si sente utile e inizia a diventare una catena, no? Io ho imparato, poi dopo che ho imparato sono diventato un... Esattamente, dovrebbe diventare talmente bello, talmente divertente che tutti ci dovremmo appassionare a fare un pochino tutto. Qui dentro quello è l'obiettivo, cercare di far appassionare tutti a tutto, partendo anche dalla muratura, dai lavori che stiamo facendo ora. Io non sapevo fare lo stucco, non sapevo fare il cemento, ora so fare lo stucco, so fare il cemento, lo so passare. Sono piccole cose che a livello personale proprio ti crescono, ti fanno crescere, ti danno un bagaglio che puoi portarti avanti. Rinnoviamo quindi l'invito a tutta la cittadinanza. L'invito è sempre, le officine sono aperte. Le officine sono aperte, come cioè, diciamo che uno dei primi è un'occupazione un po' strana perché i cancelli sono sempre aperti praticamente. Noi siamo aperti sempre a
tutti, a tutte le persone che vogliono anche venire a curiosare, non per forza che devono venire a fare, perché se uno magari viene, dà un'occhiata, vede che l'aria che si respira è di cambiamento e di voglia di fare, e magari si appassiona e magari gli viene voglia di venire a lavorare. La redazione di Peace Link ti ringrazia e buon lavoro. Grazie a voi.